Se tua madre è la preside, puoi sentirti un pezzo grosso. Potresti pensare che vivere così è fantastico, ma lo è davvero? Scopriamolo insieme al nostro amico Tony. Gli insegnanti fanno rapporto al nuovo preside. Nessuno sapeva che la signora Annie sarebbe stata sostituita. Allora chi è questo? Oh, è la signorina Annie. E questo è Tony. Colpo di scena! Il figlio della signora Annie è un nuovo studente della Trum Trum High. E gli insegnanti facevano rapporto al preside sbagliato. Ora è chiaro chi è il grande uomo del campus. Tony è così viziato. E i suoi compagni di classe non riescono a riposare un attimo. Ma nessuno può farci niente, perché nessuno vuole finire nell'ufficio del preside. Di cosa parla il signor Joy? Aerodinamica? Tony, puoi farci un esempio? Pronti a volare? Lancio! Il povero signor Joy! Questo comportamento è imperdonabile, ma questo è il figlio del preside. E almeno Tony ha mostrato una certa comprensione dell'aerodinamica, così oggi non verrà punito. Tony è entrato nell'hip hop 5 minuti fa e sembra stia guardando un video musicale di successo. Il signor Martin non è abituato ad essere ignorato. È il miglior insegnante di letteratura di questa scuola. Ma Tony infrange ogni regola. Signor Martin, dovrà pensare a un modo diverso per attirare l'attenzione di Tony. Non vuoi causare problemi, vero? Provate a insegnare l'argomento in un modo che piace ai ragazzi. Potresti essere frainteso all'inizio, ma stai facendo un ottimo lavoro. Il signor Joy non insegna solo fisica, è anche bravissimo in botanica e di solito le sue classi sono piene di studenti. Ma oggi ne mancano un paio. Oh, ecco i ritardatari. Sono passati 10 minuti. Oh, ecco Tony. Nell'ufficio del preside, ora! Lasciare andare prima la signora? Ok, signori. Tony non è affatto preoccupato di vedere sua madre. Ma la povera Lola è chiaramente nei guai. Tony, tocca a te. Sì, come previsto, Tony sta approfittando della situazione. Il signor Nick sta controllando i documenti nel corridoio. Grosso errore! Perché il figlio del preside gli ha appena rotto il telefono. Tony chiamerà un giudice per capire cosa è successo qui. Ovviamente non vuoi perdere il tuo lavoro, quindi dovrai risarcire Tony per danni morali. Prova a diventare il suo trasporto personale. Vai, signor Nick, partami in classe. Benvenuti alla lezione di informatica. Mentre tutti gli studenti imparano a conoscere i computer, Tony è in lotta con il predominio. Non gli importa chi lo vede. Come può una persona essere così maleducata? Ehi, fate attenzione al signor Joy. No, Tony non presta attenzione a nulla. Tutto ciò di cui ha bisogno è il secondo giocatore. Oh, Quentin Boots! Le ragazze a scuola bacerebbero la terra su cui cammina. O lo hanno fatto finché non è arrivato Tony. Anche se Quentin è il ragazzo più popolare, quando c'è Tony nessuno lo nota. Nemmeno la campana è un motivo per non prestare più attenzione a Tony. Ma il signor Joy non è d'accordo. Oppure lo è. Chi se ne frega se è l'ora di lezione? Tony sta pranzando. Mi dispiace, signor Rudy. A Tony non piace il suo argomento. Non importa cosa sia. Oh oh, Tony. Fai sul serio? Mangiare un tramezzino secco sarà difficile. Tieni, prendi un po' di tè. Renderà tutto più facile. Iscriviti. Niente smartphone durante il test. Il tuo più grande aiutante in questo esame dovrebbe essere il cervello, ma se sei il figlio del preside possiamo fare un'eccezione. Quasi tutte le risposte sono copiate, ma la batteria di Tony lo delude. Forse il signor Joy gli presterà un caricabatterie? Ora Tony può finire il suo lavoro.
Sì, signor Joy, diventerà di sicuro l'insegnante dell'anno. La fisica è fantastica, ma a Tony non interessa. Fisica chi? Ma le cose stanno per cambiare. Cambiare completamente. La mamma di Tony ha una notizia importante, ha deciso di andare in vacanza. Quindi sarà il signor David il preside ora. Questo può significare solo una cosa. Tony ha perso la sua protezione. Il che significa che dovrà comportarsi bene. E non solo fare quello che vuole. Bene, Tony, sembra che il tuo regno del terrore sia finito. Che novità! In passato, Tony ha dimostrato che gli piaceva sperimentare. Il signor Joy probabilmente si ricorda dell'aereo. Il che significa il nostro prossimo argomento sarà lo studente più fastidioso e scortese, Tony. Dov'è la tua mamma quando hai bisogno di lei? Prendi un po' questo. Il potere dell'attrito. L'elettricità statica è incredibile. Non esagerare. Il nostro giovane Edison si è vendicato. Ora puoi sederti, Tony. Il signor Martin sta organizzando i provini per la recita. Vediamo come se la cava Tony senza la sua mamma. Vuoi provare a vestirti? Tony, facci vedere che sai fare. Ecco la tua Giulietta e Romeo. Oh, labbra, ricevi il tuo ultimo bacio. Dalle mie labbra. Bevi, Juliet. È stato fantasioso. E il veleno era shampoo per capelli. Ora Giulietta non ti vuole più. Beh, è stata una bella performance. Tony è di nuovo in ritardo. Nessuno potrà salvarlo ora. Dovrà andare dalla preside, che non le darà tregua. Ora capirai, Tony. La tua maleducazione è completamente sparita. Il signor David è un tipo serio ed è in grado di mettere in riga per davvero, Tony. Ti conviene fare attenzione e non arrivare più in ritardo. Ora sì che arriverai in classe in tempo. Io ho una penna e ho una mela. Il signor Nick sta controllando i compiti. E Tony, il tuo saggio è un disastro. Prenderai un brutto voto e la mamma non ti salverà mai più. Tony non ha imparato la lezione. È tornato ai suoi vecchi trucchi. Giocare invece di prestare attenzione. Ora nessuno ti difenderà più, giovanotto. Il signor Joy non vuole giocare con te. Comanda lui. Basta con i giochi. Vediamo come gestisci questa stringa binaria senza computer. Hai 15 minuti. Dimentica anche gli spuntini, Tony. Niente signora Annie, niente libero arbitrio e il signor Rudy non ti darà neanche il tè. Invece ti confischerà il pranzo. Dovete fare il piano di conoscenza. Il povero Tony riesce a malapena a gestirlo. Ha bisogno di sapere quando tornerà sua madre. Tony pretende che sua mamma dica al suo sostituto di non farsi venire strane idee. Wow, è così sicuro di sé. Probabilmente tutto sta per tornare alla normalità. Perché il signor David ha una telefonata? Tony sta per tornare ad essere il nuovo re della scuola. La vita trova sempre una via. Mi dispiace, Tony, tua madre non tornerà più al lavoro. A volte l'unica persona su cui puoi contare è te stesso. Tony contava sul fatto che sua madre fosse la preside e faceva tutto quello che voleva senza conseguenze. Cosa pensi che succederà a Tony adesso? Scrivilo qui sotto nei commenti.
E non dimenticare di mettere un like e iscriverti al canale per non perderti nuovi video di Trum Trum Trick.